dagli studi di Radio Free Station, buon pomeriggio. Ringraziando gli ascoltatori, tutti, il Salotto di Mirtilla, la rubrica settimanale radiofonica, presenta oggi Ladies and Gentlemen, Mirtilla! Buonasera ai nostri ascoltatori di Radio Free Station, con me sempre vicino, anche se lontano, abbiamo il nostro Luigi da Gallipoli. Ciao Luigi! Buonasera Mirtilla, buonasera a te e a tutti i nostri amici ascoltatori di Radio Free Station. E ovviamente un grazie al nostro giornalista che ora andrai ad annunciare, che noi a Gallipoli amiamo tantissimo perché è veramente un grande, grande, grande. Eh sì, stiamo parlando infatti di Alessandro Cecchi Pavone, che io credo, ma anzi sono sicura, che è uno degli uomini più colti in diversi campi, tant'è che spesso e volentieri lo troviamo come opinionista e quindi come critico in diverse trasmissioni televisive. E infatti credo che sia proprio così per noi, Alessandro. Lei? Buonasera innanzitutto, piacere, piacere tanto, grazie dell'invito. Ricambio l'amore per Gallipoli, che confermo. Chiedo io una cosa prima di rispondervi. Ma se tu ti chiami Mirtilla, perché lui non si chiama Mirtillo? E perché lui si chiama Luigi? Luigi è il suo nome vero. E invece beh, ma sarebbe carino Mirtilla e Mirtillo. E allora è una buona idea, una buona idea. Possiamo sicuramente approvarla. Lavorarci su questa proposta, sì. Almeno io posso chiamarlo Mirtillo? Certo, certo. Vabbè, che sì. Va bene, allora certo Mirtillo, sì. Piacere, Mirtillo da Gallipoli. Ok. Perfetto. Allora, Alessandro. Allora, dicevo che è vero tutto quello che hai detto, toglierei la parola critico e userei la parola commentatore, perché per fortuna nessuno di noi si sveglia con l'idea di criticare gli altri, ma di commentare quello che succede. E nel mio caso, perché questo è il mio vero mestiere, lo faccio da 46 anni in televisione, con i libri e l'università, è quello di spiegare le cose, non di criticarle. No, no, io intendevo critico, ecco, quindi ho sbagliato il termine, comunque effettivamente... No, no, non è sbagliato, esistono i critici cinematografici, i critici letterari, però ecco, preferisco commentatore e divulgatore, ma è soltanto una piccola cosa mia. Certo, io partirei da un qualcosa che comunque lei ha fatto, che diciamo è un qualcosa di allegro, un qualcosa che tutti quanti noi abbiamo visto in televisione, per passare poi mano a mano ai problemi che abbiamo avuto e che stiamo avendo oggi e che dal 2020 purtroppo non ci lasciano. Partirei con diciamo i format a cui lei ha partecipato, che abbiamo seguito con tanto interesse, e la mia domanda è questa: tornassi indietro, lei li farebbe di nuovo questi format televisivi? Perché comunque allora, il suo pensiero arriva, è arrivato sempre. Cari Mirtilli, vi ringrazio perché quello è l'importante, cioè dovunque uno vada deve lasciare un po' il segno e soprattutto deve essere sempre se stesso e divulgare in pillolone o in pilloline un po' di cultura, di sapienza, di conoscenza. Allora, i format miei, quelli che io ho inventato, ho diretto e ho condotto, come La Macchina del Tempo, come Appuntamento con la Storia, li rifarei un milione di volte, anzi non capisco perché non ci sia più spazio nella televisione di oggi per farli ancora. Non è che li fanno fare ad altri, proprio non li fanno più. Per quanto riguarda format di altri, se ho partecipato vuol dire che comunque la cosa mi piaceva e alcuni sono andati meglio ed erano più adatti a me, come l'Isola dei Famosi, perché c'era dentro il viaggio, l'avventura, la geografia, il mondo lontano, tutte cose che io ho sempre trattato nella Macchina del Tempo. Altri un po' meno, come il Grande Fratello VIP, che è stato comunque utile fare per capire da dentro come funziona,
perché mi ha fatto impressione essere circondato da decine e decine di persone, più o meno piacevoli, più o meno positive, nessuna delle quali era laureata. Cioè, è un segnale molto brutto per quanto riguarda la gioventù italiana, almeno quella che partecipa a questo tipo di programmi. In questo momento a me è venuto in mente un flash proprio dell'Ucraina, dove ci sono tantissime ragazze invece iscritte all'università. C'è differenza, quindi, secondo lei, cioè, appunto, lei ha parlato di personaggi comunque che sono andati in televisione, che non hanno la cosiddetta laurea, no? Cosa che secondo me dovrebbe essere basilare per un popolo che dice di essere colto. E appunto mi è venuto questo flash ascoltando, seguendo ultimamente quasi 24 ore al giorno tutto ciò che sta succedendo in Ucraina, che tantissime ragazze invece sono ragazze iscritte all'università o comunque persone laureate. Questo secondo lei perché è vero, cioè che c'è questa differenza anche di mentalità, che noi italiani magari 14 anni magari no, ma 18 anni andiamo subito a cercare un lavoro e invece non si dà meno importanza allo studio, quando ci sono invece delle famiglie che già educando i propri figli si parla semplicemente quando ti laureerai. Quindi come mai? È un mio pensiero oppure è una cosa, è una realtà questa? No, cara Mirtilla, è vero, non è un pensiero, non è un'opinione, non riguarda solo l'Ucraina. Cioè l'Italia, nonostante il suo passato di culla della civiltà, della letteratura, dell'arte, della cultura e parte anche della scienza, è un paese che è terribilmente indietro nelle classifiche del numero dei laureati. Per cui noi effettivamente abbiamo dei giovani meno laureati di mezzo mondo, e non solo del mondo che ci possiamo aspettare, insomma, la Svezia o gli Stati Uniti o il Canada, ma anche appunto di paesi meno ricchi, meno sviluppati, con più problemi, come per esempio una guerra, che invece puntano tutto, sia a livello di famiglie sia a livello di Stato, per alzare di corsa il livello culturale e tecnico dei propri giovani. Per il loro futuro, per il futuro della nazione, perché poi ricordiamoci che quello che conta oggi non è soltanto avere una laurea classica, no? Come giurisprudenza o lettere, benissime, ma è di avere le cosiddette lauree STEM, che significano lauree scientifiche, tecniche, ingegneristiche, matematiche, cioè quelle che si occupano dei veri processi del lavoro, della produzione, della creazione di posti di lavoro. E noi abbiamo troppo pochi, e ulteriormente, per finire questa situazione, che è una preoccupazione per il nostro futuro e dei nostri giovani, abbiamo pochissime donne laureate in generale e soprattutto in materie tecniche. E questa ci rende veramente un fanalino di coda fra gli altri paesi non solo avanzatissimi del mondo. Quindi siamo in un certo senso meno sviluppati rispetto agli altri, perché logicamente non essendoci delle teste, diciamo delle belle teste che ragionano sotto tutti i punti di vista, rispetto ad altre nazioni siamo molto indietro, siamo. Ma questo dipende... Ma ti posso dire di più, Mirtilla, che le teste ci sono, perché la genetica è la stessa di quando eravamo la culla della civiltà, ma non trovando le condizioni adatte in Italia, le belle teste vanno all'estero. Per fare tutto, dal cameriere, ma che fa il cameriere sul serio e ci guadagna, ci costruisce una vita, fino al ricercatore di neuroscienze, per fare un esempio, e vanno tutti fuori, quindi restano qui in Italia solo quelli che vanno poi a fare i talent show o i reality, e questo è il guaio. E questo secondo lei da che cosa dipende? Questa manca, cioè sono i genitori che diciamo non educano i figli allo studio, alla cultura, o è il popolo, cioè lo Stato proprio che in qualche modo ti porta a dire ma forse è meglio che vai a lavorare, la scuola non serve a niente? Tutte e due le cose. C'è stata un'alleanza negli anni, diciamo, del boom economico fino agli anni 70-80, in cui tutti si impegnavano, famiglie e Stato, a portare per la prima volta
nei nuclei familiari più svantaggiati un laureato. Ti ricorderai, vi ricorderete che era un obiettivo fare finalmente studiare i figli. I genitori facevano dei sacrifici per avere finalmente un laureato in famiglia, perché questo laureato avrebbe potuto avere uno sviluppo sociale, culturale, economico migliore. Lo Stato non ha secondato questo processo, per cui questo processo a un certo punto si è arenato, perché non c'erano abbastanza università, perché non c'era collegamento tra l'università e il lavoro, e perché nessuno ha chiarito che bisognava smettere di studiare le vecchie materie e cominciare a studiare tanto le materie STEM, cioè le materie appunto tecnologiche. Quindi direi che l'intera classe dirigente familiare e statale ha condannato alcune generazioni a non trovare lavoro perché non hanno le competenze. Sì, io quello che ricordo la maniera, cioè quando sono venuta a vivere a Torino, mi meravigliavo di vedere ragazze di 14 anni che anziché parlare di scuola parlavano: devo entrare alle 8 in ditta, devo entrare alle 9 in fabbrica, vado a fare questo, cioè all'età di 14 anni. E io che vengo da Frosinone, dove comunque l'obbligo era quello di, come ha detto lei, di laurearsi, cioè non c'era vuoi o non vuoi, no, tu devi fare questo, punto e basta, non ci sono alternative, nonostante io non venissi da una famiglia, anzi mia mamma era vedova di quattro figli, ci ha fatto laureare tutti e quattro. Proprio quello era il momento magico, sì. Quando anche le famiglie disagiate, dove c'era un solo genitore, si impegnavano per far fare un salto di qualità, e certo, l'unico salto di qualità è la crescita nell'istruzione. Poi questa cosa si è interrotta e si è confusa, perché o si continua a studiare ma cose inutili, non si sa quali sono le materie giuste, cioè le STEM, non ci sono i supporti dello Stato, i finanziamenti, le borse di studio, c'è la vergogna che le borse di studio vengono tassate, insomma non c'è il raccordo università-mondo del lavoro, e le conseguenze sono quelle che purtroppo stiamo dicendo. A me dispiace adesso parlare solo di cose negative, perché io sono un ottimista, un solare, per questo vado a Gallipoli, ma purtroppo però mi hai toccato su un tema che sento molto, perché io da 16 anni faccio il professore universitario e quindi faccio quello che posso per dare il mio contributo a non perdere ulteriori posizioni nelle classifiche dell'istruzione e della preparazione dei nostri giovani. Però ecco, mi rendo conto che siamo veramente indietro, insomma. Abbiamo delle eccellenze come, che ne so, il Politecnico di Milano e anche di Torino, ma altrimenti abbiamo troppa poca gente che studia cose inutili. Dovesse dare lei un consiglio a un ragazzo che deve intraprendere dopo la terza media una scuola e poi eventualmente una facoltà universitaria, oggi come oggi, che cosa consiglierebbe lei? Visto che è un professore, no? Universitario, e i professori sono quelli che diciamo danno una certa strada ai propri allievi. Lei, vabbè, danno come va il mondo. Beh, innanzitutto una conoscenza perfetta dell'inglese. Sì. Un altro dei problemi che abbiamo è che quando io faccio le prime lezioni o faccio i colloqui per assumere delle persone, chiedo se sanno l'inglese, i ragazzi e le ragazze mi rispondono: me la cavo, mi faccio capire. No, bisogna parlare come parlano gli ucraini, o gli svedesi, o i finlandesi, o i tedeschi, l'inglese come l'italiano, come la propria lingua madre. Possibilmente poi anche un'altra lingua, meno bene, ma il mondo è di chi parla le lingue. E soprattutto, attenzione, l'inglese è la lingua comune a tutto il mondo, ma la lingua del futuro è l'arabo, è il cinese. Quindi bisogna, se si vuole avere successo nella vita, studiare anche questa seconda lingua. E poi, nei limiti del possibile, a meno che non ci sia una profonda vocazione letteraria, filosofica, storica, artistica, assolutamente sia una scuola superiore, sia una laurea, insisto, STEM, cioè tecnologica,
perché il futuro è di chi saprà di neuroscienze, di neurobiologia, di biotecnologie, di innovazione, di elettronica, di informatica, di digitale. Il futuro è di chi sa queste cose qua. E troveranno sempre soltanto lavoro. Chi ha meno possibilità o meno voglia o meno tempo di studiare, il futuro è fisioterapia, infermieristica specializzata, infermieristica riabilitativa, trattamento delle persone anziane, tutte le attività pagatissime che richiedono una preparazione seria ma non difficilissima come le neuroscienze o come la neurobiologia, che servono a gestire una popolazione che sarà sempre più anziana. Certo, certo. Io volevo fare una domanda, Mirtillo. Mirtillo! Vai, Mirtillo. Mirtillo. Allora, volevo chiedergli, a parte il fatto, diciamo, no, che ora è opinionista in tante trasmissioni, ma a parte il fatto anche dei documentari che erano bellissimi, come La macchina del tempo, eccetera, eccetera, ma un programma condotto da lei, cioè, ma pensato sull'attualità in generale in questo momento? Allora, caro Mirtillo, ne ho fatti tanti ed andavano tutti bene. Non so se voi sapete o vi ricordate che, per esempio, l'Italia in diretta l'ho inventata io 27 anni fa. Stesso orario, sì, stessa rete, stesso studio, stesso contenuto, l'ho inventata io 27 anni fa. Quindi tutte queste cose che tu cortesemente mi dici, io le ho già fatte sia in Rai che in Mediaset che anche su Sky. Vorrei fare cose nuove, perché il pubblico è cambiato, perché sono cambiati i linguaggi, perché sono cambiate le cose che succedono. Purtroppo, ripeto, non è che non le fanno fare a me, le fanno fare ad altri. Gli attuali editori, pubblici e privati, a pagamento o gratis, queste cose di approfondimento non le vogliono fare più. Per cui non è che tu mi puoi dire, facci caso, non è che mi stai dicendo perché quel programma non lo fai tu, perché non hai neanche un programma da indicarmi come programma di riferimento, perché non ce ne sono. Sono tutti talk show, ma il talk show è per definizione una cosa molto superficiale, molto caotica. Lei era ritornato anche alla conduzione del TG, una cosa che amava tantissimo. Beh, io vengo da lì, pensa che la mia carriera è cominciata con la televisione in bianco e nero 46 anni fa, con il primo e unico telegiornale fatto da bambini per bambini, da ragazzini per ragazzini, su Rai 2, 1977, 30 minuti giovani. Quindi capisci che io da lì vengo e quello è il mio mestiere. Ho fatto il TG2 quando era il più seguito d'Italia, ho fatto i primi telegiornali del gruppo Fininvest Mediaset. Insomma, ho inventato il telegiornale in piedi, camminando ai tempi del primo studio aperto, sì, su Italia 1. È il mio mestiere, è il mio mestiere. Però anche lì, se fate caso, a parte me e Mentana, che abbiamo la possibilità di condurre, spiegare, dare opinioni, improvvisare, siamo gli unici che non leggiamo niente, cioè sì, parliamo a braccio. Sì. Tutti gli altri telegiornali, con tutto il rispetto per i colleghi, sono molto formattati, sono molto surgelati, non so come spiegarmi, e quindi non trasmettono più quello che trasmettevamo e trasmettiamo noi quando ce lo concedono. L'ultima volta me l'hanno fatto fare nel 2016, mi hanno fatto mettere a posto il TG4 da tutti i punti di vista, perché era un disastro. È andata molto bene, poi però mi era stata chiesta una linea politica che io non potevo condividere, quindi in maniera molto ma molto cordiale l'ho lasciato fare a Mario Giordano, e voi sapete insomma chi è, che cosa sì, fa e che linea ha. Dico solo una, è un Novax, per cui figuratevi se io potevo fare un telegiornale con una linea Novax, certamente no. Intanto voglio dirle che ci stanno ascoltando, le manda tantissimi saluti tra l'altro, dunque ci stanno ascoltando dal Vietnam, ha scritto un qualcosa che io non capisco, Pong, Durok, Ket, Nori, Voi, poi Ngoroi, Dieu, Mirtilla, Alessandro e Luigi. Beh, grazie, perché questa è la grandezza di internet, no? Che non ha confini. Sì, infatti. Grazie amici vietnamiti, sperando che non ci abbiano insultato ma ci abbiano fatto dei complimenti. Mi auguro di sì. Adesso andiamo, Mirtilla, sull'argomento 2020, ecco, sulla pandemia del Covid
Ecco, vediamo su come è andata, su quello che si sta facendo anche adesso, il pensiero di Alessandro, ma soprattutto voglio dire anche un'altra cosa. In questo momento ancora in Italia le temperature sono veramente bassissime e in realtà la curva, dopo essere stata molto in discesa, negli ultimi giorni ho visto anche che è un po' risalita, e Sta anche a risalendo. Gallipoli io sì, so di tanta gente che ha ripreso di nuovo il Covid. Quindi forse non si poteva aspettare un po' di più prima di dire le mascherine non più obbligatorie, quello o quell'altro, cioè non so il suo pensiero. Il mio pensiero è che tu hai ragione, caro Mirtillo, ma siamo stati sottoposti, il governo è stato sottoposto a una pressione violentissima da parte appunto dei Novax, dei No Green Pass, della destra politica, perché si sbaraccasse tutto di corsa. E io avevo detto, guardate che io pure ho voglia di sbaraccare tutto di corsa. Però è rischioso perché queste cose vanno per gradi, bisogna avere un attimo un po' di attenzione, un po' di... Purtroppo, come tu dici, da un lato le temperature troppo basse, tutti speravamo in un anticipo di primavera e quindi in un aiuto anche da parte del clima. E poi c'è stato anche il fatto inevitabile, statisticamente inevitabile, io l'avevo detto in trasmissione, sono appunto stato insultato, minacciato, che è normale che se uno toglie in maniera abbastanza rapida quasi tutte le limitazioni c'è un rimbalzo. E il rimbalzo è questo che stiamo vivendo adesso, siamo al 12,8% di incidenza che è preoccupante perché eravamo scesi al 7-8%. Adesso si tratta di capire se questo rimbalzo, che era inevitabile, continua, nella sua gravità e allora saranno guai, oppure se è un rimbalzo che rapidamente si assesta. Anch'io, come voi, studio queste cose in termini scientifici, statistici, per la prima volta da settimane sento gente che non può venire in trasmissione o non può venire a lezione perché ha preso il Covid, cosa che sembrava finita. Certo, una domanda lampo su un argomento che è stato trattato qualche giorno fa, che deve essere ancora approvato al Senato. Cosa ne pensa dell'eutanasia? Dell'eutanasia in sé preferisco non esprimermi, nel senso che è una parola che mi ha sempre fatto molta, molta paura. Io mi sono sempre battuto insieme con il professor Veronesi, insieme con Emma Bonino, per il diritto a morire secondo le proprie condizioni, secondo il proprio stato di salute, secondo il proprio stato mentale. Noi lo chiamavamo testamento biologico con il professor Veronesi, cioè l'idea di lasciar scritto nei momenti in cui si sta bene come si vuole essere curati quando purtroppo si avvicina alla fase finale della vita. Io direi che la nuova legge che arriva su spinta della Corte Costituzionale, ma anche sospinta dei radicali del gruppo Coscioni, a cui sono molto vicino, che avevano tentato di far passare un referendum che è stato bocciato, finalmente il Parlamento si è espresso e direi che c'è un bellissimo punto di mediazione. Con questa legge, se verrà approvata al Senato, ognuno di noi potrà, per motivi religiosi, impazzire di sofferenza e di dolore fino all'ultimo secondo, pensando che è la volontà di Dio, o potrà dire a un certo punto spegnete, staccate, aiutatemi a non morire come un cane. Quindi sono contento di questa soluzione. Lei ha nominato cane, io quello che dico, che credo, cioè questo è il mio pensiero, che cioè anche per gli animali, no? Per gli animali noi a volte siamo così combattuti, se quando un nostro animale sta soffrendo, se valga la pena di farlo soffrire, o se fargli fare la famosa punturina, come la chiamo io. Io ho avuto l'esperienza di entrambe le morti, di due Labrador, e per esperienza personale sono portata più a far fare la punturina che non a vedere il proprio animale soffrire in maniera veramente indegna.
Quindi io sono d'accordo, appunto, in base logicamente alle condizioni delle persone, perché è brutto vedere soffrire un Le animale. condizioni e anche le convinzioni, perché Sì. voi sapete che chi ha una morale cattolica particolarmente solida vorrebbe imporre a tutti gli altri la sua convinzione, cioè che anche il dolore fa parte del progetto divino e quindi bisogna sopportarlo. Io non sono d'accordo, non c'è nulla di male se loro vogliono star male fino alla fine in nome di Certo, Dio, ma certo. guai imporlo anche a me che non sono affatto convinto di questo. Per quanto riguarda gli animali, anche lì dipende dalle convinzioni di ciascuno. Io direi questo, che ci sono ovviamente come sempre gli estremi, cioè chi si precipita a far fare la punturina al primo acciacco grave, e questo è Ah, no, 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 intollerabile. no, no. No, io per esempio ho avuto un Labrador anch'io, perché è questa famiglia dei Golden Retriever, adorabili, dolcissimi, completamente cieco, ma non mi è venuto lontanamente nella testa di Assolutamente, ucciderlo per no. questo. E ha vissuto con me 5 anni, completamente cieco, invertendo il ruolo del cane da ciechi, io ero l'uomo da ciechi per il cane, ma è stata una cosa che ci ha unito ancora di più. Invece c'è anche un altro eccesso che mi lascia sempre senza parole. Sapete che ci sono persone che decidono di far costruire delle carrozzelle per i propri cani che hanno Sì. perso l'uso delle gambe, per Sì. esempio, e quindi si vedono queste scene che mi stringono il cuore, che non so come valutare, di questi cani che arrancano con le due zampe rimaste e il resto col carrellino. Sono So che è un atto carini, sono d'amore anche quello, carini, però sono non ho carini. capito. Dico sono carini, però io anche ne ho visti tanti qui a Sono Torino. carini, però, ecco, capito, siccome io ho fatto i due estremi, no? La Sì. fretta di fare la puntura o il fatto di accettare qualunque cosa, queste cose non possono essere, come dire, imposte a nessuno. È Certo. il singolo rapporto del singolo essere umano con il suo singolo cane. Quello che io però volevo dirvi ancora, tra un po' vi devo lasciare, è che proprio sempre gli ucraini ci stanno dando una prova straordinaria, perché sta succedendo una cosa vergognosa di questo criminale dittatore di Putin che ha attaccato un popolo pacifico, inerme, tranquillo, ma non so se notate che questo popolo in fuga ovviamente fugge con le poche cose che può portare, con i bambini, ma fuggono anche con Sì, i cani in braccio, con i cani sulle sì. spalle, perché i cani non ce la fanno più dopo un po', avendo le zampe piccole, corte, a fare chilometri e chilometri, scappando dai carri armati russi verso la salvezza che si chiama Europa e che si chiama NATO. E anche questo è un segnale bellissimo, perché la prima cosa che può venire in mente a persone che non hanno la nostra sensibilità è: lascio tutte le cose che devo lasciare, lascio pure i cani. E invece se Certo. li portano presto, perché noi lo sappiamo, i cani, i gatti, sono parte della famiglia. Ecco, Certo, devono far parte della prima famiglia. di lasciarla, Alessandro, ecco, parliamo proprio di questa incredibile guerra che sta succedendo. Senza farle domande, proprio il punto di Alessandro Cecchipone su come è iniziata, su come sta andando e perché. E come andrà a finire? Allora, io chi mi conosce lo sa, e come ho detto prima è anche il motivo per cui vado a Gallipoli tutte le estati e quindi conto su Mirtillo, sono solare, positivo e ottimista. Questa volta mi riesce difficile, perché tutte le guerre sono orrende, sono inutili stragi, ma tutte le guerre hanno non un senso nell'accezione positiva del termine, però si può spiegare e capire, no? Che cosa fa qualcuno che scatena una guerra. E di conseguenza si può anche prevedere dove va a finire e che cosa bisogna fare. Ecco, questo disgraziato dittatore assassino criminale che sta facendo una strage, non si capisce che cosa voglia, dove voglia arrivare, se si fermerà, bombarda gli ospedali pediatrici, fa delle cose che solo Hitler e Stalin hanno fatto prima di lui. E allora, di fronte a uno così, io sono preoccupato perché non riesco a prevedere nulla. Quello che io posso prevedere è che non solo sta massacrando delle popolazioni inerme, ma che massacra anche noi dal punto di vista economico, che stavamo rimettendoci in sesto dopo la pandemia.
e quindi sono pronto a tutto, a fare e a dire tutto quello che si può fare, però sono meno ottimista di altre volte perché mi sembra che voglia, sapete come quelli che dicono muoia Sansone con tutti i filistei, sì. È come uno che dice so che devo andare all'inferno e allora mi porto appresso tutti quanti, e ci sta riuscendo. Ma non ci potrebbe essere sotto sotto il discorso, dunque io ho letto che pare, e io mi auguro per lui, da una parte e dall'altra no però, che abbia un tumore, ma questo non potrebbe arrivare al punto di dire, visto che tanto io devo morire, butto pure sta bomba atomica, chi se ne frega di chi muore insieme a me, cioè si può arrivare a un uomo, una persona, no, a parte che non parliamo di un uomo, ma parliamo di un pazzo, potrebbe arrivare a questo? Allora, chi come me si occupa da tanti anni di divulgazione medico-scientifica può confermare che certi tumori cerebrali premono delle parti del cervello per cui le persone prima di morire cambiano carattere, perché appunto il cervello non funziona più come prima e c'è questa massa che preme e fa cambiare il carattere e il comportamento delle persone. Teniamo conto che però lui non è che prima si comportasse bene, cioè uno che ha fatto ammazzare i suoi oppositori sia in Russia che fuori della Russia, che ne ha messo un altro in galera, che c'è la gente che va in Siberia, che sì. Non c'è la libera stampa. Quindi io tutto questo cambiamento non lo vedo. Vedo un'accelerazione della scala degli atteggiamenti criminali, cioè anziché ammazzare un po' di oppositori sta facendo una carneficina e sta portando il mondo sull'orlo della terza guerra mondiale. Temo che non sia questa la strada, cioè sperare, che tra l'altro ci fa brutto dirlo, che abbia un male per cui ce lo togliamo perché domani muore. Io temo che non sia questa la soluzione. Quindi, cioè lei ha paura, insomma, che possa scoppiare questa terza guerra mondiale? Io ho paura di sì, perché ormai sono vicinissimi alle frontiere della Polonia e di altri paesi dell'Unione Europea e della NATO, se attacca anche quelli dobbiamo per forza intervenire, è proprio un automatismo. E dobbiamo intervenire perché, come insegna il passato con Hitler, se si arriva a invadere la Polonia vuol dire che si vuole conquistare il mondo. Per una serie di ragioni che adesso non abbiamo modo di spiegare, ma insomma, avendo quella posizione lì che ha, se uno entra lì vuol dire che vuole veramente tentare di fare il colpo e di conquistare il mondo. Se fa questo non ci si può fermare più. La speranza è che da parte nostra sicuramente faremmo, purtroppo, dico perché purtroppo, una guerra convenzionale. Quello lì non so se nella sua follia criminale e gelida può pensare di usare anche la bomba atomica, perché lì sarebbe veramente la fine per tutti. Quindi dobbiamo anche capire le incertezze dei paesi democratici, liberali, occidentali, che hanno a cuore la vita delle persone, che si muovono con molta circospezione sul piano militare, perché sanno che dall'altra parte c'è uno che non è più affidabile, forse non lo è stato mai, ma non si era mai spinto così tanto avanti. Speriamo in conclusione, Alessandro, che programma la vedremo nei prossimi giorni? Io sto sempre in onda appunto a fare questi commenti, pensavo di potermi fermare un attimo con l'allentamento della pandemia, nel giro di un giorno sono passato dalla pandemia a queste storie, ne ho commentate tante di guerre in passato, è sempre un dolore per chi ha una sensibilità umana, però ero meno coinvolto, nel senso che erano guerre terribili ma circoscritte. Qui sono spaventato per la prima volta, nonostante l'esperienza e la solidità, perché non è circoscritta, cioè una guerra che pare Putin voglia spingere oltre ogni limite possibile e immaginabile, e quindi mi vedrete come sempre su Rete 4, su Rai 3, sulla 7, dovunque, a cercare di ragionare sperando che il raziocinio abbia la prevalenza. Per quanto ne avremo ancora, quindi non vederla, si sa. Io spero di vederla a Gallipoli, Alessandro, quest'estate. No, questo sicuro, perché vuol dire che non è scoppiata la terza guerra mondiale. Ecco. Allora, ci vedremo a Gattino. Noi la ringraziamo veramente. Io invece vi chiedo, cari Mirtilli, di ricordare a chi è rimasto interessato dalla discussione sui mestieri nuovi e sull'università
il mio nuovo impegno editoriale. Io sto scrivendo 20 libri per raccontare a tutti in maniera chiara come funziona il digitale, che cambia comunque il mondo, anche la guerra sta cambiando. Voi sapete che ci sono continue battaglie, non solo cruente per le strade, ma ci sono battaglie nel campo della cosiddetta cyber war, cyber security, gli attacchi di Anonymous, tutte queste cose. Quindi io sto scrivendo questa serie di libri universitari che però sono comprensibili a tutti. È uscito un libro che si chiama No Store, fine dei mercati materiali, che racconta come tutti, senza accorgercene, stiamo cominciando a comprare e vendere direttamente online, senza più andare nei negozi, per dirci, nei mercati. E adesso è uscito 5G, codice 5G, per spiegare come funziona questa nuova tecnologia, che non è soltanto un piccolo salto rispetto ai telefoni dell'anno scorso, ma è qualcosa di profondamente nuovo e diverso che cambierà, quando ci saranno anche le tecnologie in Italia, altrove già ci sono, il livello, la potenza e la stabilità della connessione e per esempio anche delle radio digitali come la vostra. E sono libri che escono con il titolo Collana di Educazione Digitale, diretta da Alessandro Cecchi Paone, per l'editore Lupetti, che è un importante editore universitario che si occupa di comunicazione. Grazie Ottimo. mille, è stato Grazie un per immenso avermi regalato. piacere parlare con lei. Io per i mirtilli ci sarò sempre. Ok, un Grazie, un abbraccione, abbraccio. un Ciao, abbraccio. grazie, ciao ciao a tutti. Buona serata, grazie. Buona serata. In diretta dagli studi di Radio Free Station avete seguito il salotto di Mirtilla. Appuntamento alla prossima intervista con Mirtilla.